Amici di Basket Evolution, benvenuti al primo, unico ed ultimo unboxing del nostro portale. Mi sono sempre promesso che se un giorno avessi dovuto fare questo tipo di video, sarebbe stato per una sola scarpa. Ebbene sì, dopo 20 anni ho fatto un regalo al me di 13 anni, che è nel 2001, perché grazie agli amici di Double Clutch ho potuto realizzare un piccolo desiderio. Le Reebok Answer 4, rinominate per l'occasione Reebok Answer 4 Step Over. E Bell, non Snow, l'uomo in possesso di palla per Allen Iverson. Iverson isolato contro Lou, da quella posizione non possono arrivare aiuti. Iverson prende e mette anche questo. 5 in fila da campione, da MVP di Iverson. 4 avanti i Sixers. Oh, guardate che cosa fa Iverson dopo il canestro, tra l'altro bellino direi. Guarda cosa, come guarda Lou, lo scavalca, gli passa sopra. Eccole qui, Reebok Answer 4, la stagione 2000-2001, quella in cui Allen Iverson scrive la storia dell'NBA, la sua, e conquista i cuori degli appassionati. Di base, parlando della scarpa specifica, oggi siamo abituati a scarpe molto tecnologiche, con dei materiali importanti, fatte per supportare il piede, il tallone, delle suole speciali. Queste scarpe sono veramente vecchie scuola, perché sono soprattutto tutte, sono tutte in pelle, che è la pelle, non quella molto già, ma pelle sia. In gomma abbiamo lo diciamo il frame qui col logo di Iverson. E poi, come altra caratteristica, la suola delle Answer 4. È particolare perché, a parte il TPU Shank, il termine tecnico, che è il supporto, dopo lo spiegherò, abbiamo la sua sagoma qui sotto. E la suola era stata concepita apposta per il gioco di Iverson. Sapete che AI era un fenomeno nello stretto, il crossover, il muoversi rapidamente, si fatti stati nell'area, visto che insomma 1,79 m ad andare bene, in mezzo a gente di 2,10 m. Le suole sono tutte zigrinate interno e esterno per i suoi spostamenti del piede. Tant'è anche che la punta, come potete osservare, ha un rinforzo in gomma importante per le frenate brusche, quelle che lui faceva quando si buttava dentro per poi disordinare l'avversario. Infine, tornando al TPU Shank, che è il bilanciatore, questo è stato il punto forte della scarpa, perché consente al piede, e a un ragazzo che ci gioca, che la scarpa non si deformi. Spesso, come usiamo tante le scarpe, si riversano verso l'interno, verso l'esterno, o ci fanno male i piedi, mentre questo TPU Shank fu concepito apposta per far sì che il piede fosse stabilizzato. Poi vabbè, io ho sempre adorato molto il velcro e il fatto che le stringhe fossero coperte. Qui abbiamo, e qui chiamo in causa, le prime Answer 4. Queste sono le Answer 4 che Iverson usa nelle finals, ma all'inizio stagione queste sono quelle che Reebok presenta al mercato. Differenza, come vedete, è minimal, giusto il nero per coprire il sotto. La suola è uguale, sempre la sedia di Iverson. La suoletta cambia in questo caso, perché nelle Answer 4 Basic è semplicemente bianca. È una suola bianca, tranquilla, sì, suola. Lingua. Grazie, Geno. La lingua è bianca, per cui abbiamo stilizzato il logo di Iverson, I3. Mentre per quanto riguarda la soletta interna, qui c'è stato un cambiamento, perché Reebok solo nel modello, quello che Iverson userà per la stagione, quindi quello bianco, rosso e grigio, la soletta sarà il suo bicipite con tutti i tatuaggi, tra i quali Only Strong Survive, che troviamo dettagliato sotto la suola. Only Strong Survive, che è il suo tatuaggio, uno dei suoi primi, che ha sul bicipite del braccio sinistro. Perché infatti la soletta di queste Iverson è semplicemente nera, niente di che. Tra i difetti di questa scarpa, per quanto io non sono un esperto che fa recensioni spesso, le provo tutte, con questo ho giocato un po', posso darvi due piccoli consigli, ovvero due avvisi. La soletta, quella all'interno, si sgretola molto facilmente, con qualunque tipo di calze voi calziate. Quindi servirebbe per questo tipo di scarpe delle suole tecniche con una specie di gel, dei supporti e durature. La seconda è una scarpa iniziale 2000. Non è come quelle di oggi che hanno delle varie delle infiltrazioni, delle dei fori o del materiale particolare che consente al piede di non cuocere. Qui si cuoce. È tutta pelle, il piede è compresso dentro, quindi all'inizio, se mettete quelle calze molto spesse, il vostro piede potrebbe aver bisogno di una bella
una bella immersione nel ghiaccio. Però di base, ripeto, questa scarpa, queste scarpe insieme alle Mila erano tutte così e sono iconiche. Perché comprare? Il prezzo di vendita dagli amici Double Clutch è 160 euro. A me non è fregato nulla perché pur di averla avrei speso anche cifre enormi. Però questa è nel gota delle scarpe iconiche della storia del basket. È vero che ogni anno escono scarpe nuove, ormai non so quanti geni o quanti giocatori hanno le scarpe, ormai 10? 12? Più di 15. Ecco, ogni giocatore ha la sua scarpa che cambia il colore, eccetera, eccetera. Quindi non si sa. Io dico solo che questa Answer, specialmente questa qui, delle Finals, è davvero l'icona di quello che è stato Allen Iverson. Io penso a le Jordan 1, le Converse di Dennis Rodman, le Adidas Tracy McGrady 2, quelle azzurre metallizzate, che vabbè, altra scarpa che io ho sognato in quanto io faccio parte delle fidanzate di Tracy McGrady tradite dal suo talento. Se vuoi, di Kobe, Geno, cosa possiamo mettere di scarpe con la video? Perché Kobe ne ha avute tante. Kobe la Proto 4. 1? No, la Kobe 4. La Kobe, Geno dice la Kobe 4. La Proto 1 è quella che calza quando fa gli 81 punti. E questa scarpa qui ricorda il giocatore. Cioè, se tu vedi vedere oggi un giocatore che può essere di qualunque ruolo vestire un answer, stona. Questo è Allen Iverson. Questa è la scarpa di Allen Iverson. E anche se l'ho avuto, è arrivato a averne 11, quindi fino all'Answer 11 o Answer 10, erano scarpe. Questa era lui, e se siete degli appassionati di sneakers, anche non fanatici di Iverson, come potete notare da sottoscritto, è una scarpa da avere. Anche solo per andare in giro, dare a far serata, comunque questa è una sneakers immortale, è legata anche a un momento immortale della storia del gioco. Quella gara 1 ce la ricordiamo un po' tutti, chi più chi meno, anche i tifosi Lakers, malgrado poi abbiano demolito Philadelphia 4-1. Quindi questo unboxing fatto in maniera un po' casareccia sta per chiudersi. Ci tenevo a presentare questa scarpa che per me ha un valore molto molto importante, in quanto io una volta mi sono chiesto chi è il mio GOAT, il mio greatest of all time. Per quanto riguarda la pallacanestro, per quanto io ami KD, LeBron, Luca, Clay o anche giocatori moderni, Allen Iverson per me rimarrà sempre il mio giocatore preferito, e questa scarpa qui l'ho inseguita per una vita. Quando io avevo 13 anni, quindi nel 2001, non c'erano Amazon, eBay, i reselling o Geno che fornisce scarpe a mezza serie A di basket. C'erano il telefono, le email e le lettere, e io scrivevo ai negozi di tutta Italia per capire se avevano questa scarpa o anche semplicemente questa in versione rossa. Non c'era nulla. Soltanto due anni dopo, nel 2003, quando Cantù, la fu Oregon Cantù di Sacripanti, McCallum, Gaines, Thornton, Storbrook, era Reebok, arrivarono le Answer 6, arrivarono, le 4 ormai. E cioè oggi finalmente posso avere la mia collezione, che non è quella di PJ Tucker, per carità, però la scarpa è il mio eroe. Vi dico, se volete una scarpa originale nella vostra collezione, Answer 4, versione Step Over. Detto questo, per oggi è tutto da FMB. No, aspettate, perché se comprate questo gioiello e volete fare quello che chiamano i giovani swag, hashtag swag, io vi consiglio di cercarla, non so se le vendono ancora, ma la Stance, insomma, è una che ha riserve infinite, la calzettina giusta per la scarpa giusta. E detto questo, da FMB per oggi è tutto, seguiteci sui nostri social, trovate alla fine del video tutti i nostri indirizzi. Grazie e ciao a tutti.